Sentire, la direzione di Passaggi Festival che quest'anno per il decennale offre un programma ricco di novità, con 15 eventi in media ogni giorno legati ai libri, 10 sedi, premi letterari, mostre, cene con l'autore, aperitivi scientifici e letterari. Passaggi è pronto ad accogliere visitatori prima a San Costanzo 18 e 19 giugno e poi a Fano dal 20 al 26 giugno. Tra gli ospiti Veronica Pivetti, Marino Sinibaldi, Francesca Michelin, Andrea De Logu, Nina Zilli, un lungo elenco che intratterrà il pubblico dal mattino a notte fonda. Per tantissime iniziative che sono in gran parte dedicate ai libri di saggistica, non soltanto per esperti, abbiamo un programma davvero popolare anche. E poi ci sarà anche una finestra sulla poesia e una finestra sulla narrativa straniera. Da questa edizione si attiverà una nuova sede, il 400° chiostro delle Benedettine, dedicata alle presentazioni librarie specialistiche su benessere, digitale, arte, filosofia e scienza. Fuori Passaggi invece, che ospiterà cantanti e influencer, è confermato al Pincio di Fano, ma si allargherà anche ai Bagnelsa. Al tramonto poi partiranno gli eventi nell'ex chiesa di San Francesco con l'aggiunta di una sfida, il giallo a mezzanotte, con presentazioni librarie dalla mezzanotte all'una, confermate tutte le altre sedi e annunciati i premi che verranno conferiti durante la manifestazione. Premio Passaggi, che è il premio proprio che dà il festival, il Premio Passaggi venerdì 24 giugno sarà conferito a Dacia Maraini. A intervistare Dacia Maraini il direttore di Rai Cultura Silvia Calandrelli. Poi il premio giornalistico Andrea Barbato. Andrea Barbato è stato un grande giornalista della Rai, in particolare gli ultimi anni li fece a Rai 3. Ecco, il premio Barbato sarà conferito a un giornalista che in questo momento è un inviato di guerra in Ucraina, Lorenzo Cremonesi del Corriere della Sera. E poi il premio speciale dei 10 anni andrà a un personaggio che credo che tutti amino. Domenica 26 giugno in piazza Fano ci sarà Francesco Guccini. Dovranno ancora essere seguite le norme anticontagio? Qui si va avanti giorno per giorno. Allora, al momento non ci sono restrizioni particolari. Si torna al 2019, al pre-Covid, quindi non ci sono prenotazioni, si può entrare liberamente, non c'è bisogno di sgombrare la platea, di alzarsi e poi di rimettersi a sedere. Insomma, si ritorna a un clima e anche al modo di organizzare gli incontri come era prima del Covid. Il sito dove si possono trovare il programma, le informazioni e anche dove si può contattare l'organizzazione del festival è passaggifestival.it. Ogni evento è gratuito grazie al contributo degli sponsor della Regione e del Comune di Fano, interventi fondamentali, come ha ribadito il presidente di Passaggi, l'ex sindaco Cesare Carnaroli, che ha sottolineato la necessità di puntare sempre di più sugli aiuti economici per poter garantire il giusto compenso ai tanti volontari diventati indispensabili nell'organizzazione di un festival che cresce di anno in anno. Di solito 10 anni sono sempre tempo di bilancio e devo dire che in questi 10 anni Passaggi è cresciuta costantemente nei festival, nelle tematiche, è una manifestazione che veramente mostra una grande empatia con il pubblico che partecipa, che tratta tematiche anche di grande attualità o di storia, che fa partecipare le persone sia in un momento di importante cultura nelle presentazioni librarie ma nei luoghi più suggestivi della città, quindi immersi nella storia fanese. Quindi veramente un grande complimento, noi come amministrazione ci abbiamo creduto dall'inizio, in questo momento stiamo veramente cercando di collaborare appieno insieme, ormai è diventata una manifestazione della città per capire come farla crescere in futuro e anche questa novità di quest'anno, anche di aprirla al nostro territorio con 2 date che ci saranno a San Costanzo, ecco, mostra anche la voglia della nostra città di collaborare appieno col nostro territorio in modo importante anche per una promozione che deve essere nazionale, che deve portare gente a conoscerci dall'Italia, ma direi anche da tutto il mondo con manifestazioni di questo tipo.